Bentrovati, questo è il primo diario che facciamo noi di Radio Luis inviati a Sanremo per raccontarvi tutte le ultimissime sul Festival della Canzone Italiana 2014. Innanzitutto io partirei dagli highlights della nostra giornata. Allora, quali sono stati i fatti più importanti? Sicuramente tra i fatti più importanti c'è l'incontro che abbiamo avuto privato con Beppe Grillo. No, in realtà non è vero, però abbiamo visto comunque Beppe Grillo di fronte all'Ariston, tra la calca. Io e Andrea Giacchi siamo fiondati per riprendere il Beppone nazionale che arrivava a Sanremo. Non siamo riusciti purtroppo nell'impresa neanche troppo ardua di farci mandare a quel paese dal Beppone nazionale. Questa è una cosa che ci dispiace parecchio. Poi, però, per fortuna siamo riusciti a fare il pif con Pif, cioè Andrea Corallo. Abbiamo pedinato Pif, che a sua volta pedinava Beppe Grillo. Siamo arrivati più o meno a questa distanza e abbiamo fatto un bel servizietto a Pif, una sorta di pre-anteprima del Festival di Sanremo. La trovate anche su YouTube, molto divertente, molto carina, piacevole. Un bel servizietto. Abbiamo fatto già due interviste con Ziba, che appartiene alla categoria dei giovani, e ai Perturbazioni. Sono stati Andrea ed Emanuele ad intervistarli e siamo stati molto contenti perché ci sono molto molto piaciuti stasera. E poi c'è l'idolo. Siamo diventati amici intimi di Vadim, abbiamo anche fatto una bella domanda in conferenza stampa, l'ha fatta il buon Andrea Giacchi. Lui da qui dice che gli altri devono definirlo un cantautore impegnato. Tra l'altro siamo stati gli unici a riconoscere al di fuori di un ristorante. Vi starete chiedendo, appunto, chi cacchio è Vadim? Aspettate giovedì perché lo vedrete in gara e capirete perché è diventato il nostro idolo. È il nostro idolo e nelle nuove proposte è un grandissimo. L'unico che tra l'altro non ha una casa discografica. Rispondeva alla conferenza stampa come se in maniera molto stizzita stessero puntando una pistola. Era un po' teso, ragazzi. Ma ci abbiamo personaggio molto gentile e va detto, va capito. Comunque con noi è stato molto gentile, quindi teso, ma ci piace così. Ragazzi, ha detto che era di lui, se non era ridotta. Non so importante. Questo da dove l'abbia dedotto, però posso dire una cosa di Vadim a casa. Interessa anche poco, parliamo di altro, parliamo del fatto, a parte la gara, parliamo del fatto che siamo riusciti ad avere Ron, Noemi e Rocco Hunt al nostro cellulare a dirci un saluto. Agli amici di Radio Luis, lo troverete tra poco sul canale YouTube di Radio Luis e i nostri ovviamente anche privati, anche su Facebook ci potete seguire, li troverete tutti quanti. Abbiamo fatto anche delle foto con Solange per dirne uno, Laura Chiatti per dirne due, ragazzi, lavorare. Veramente notevole, Laura Chiatti, una bellissima donna. Per il resto la serata importantissima perché c'era tanta aspettativa rispetto ad Alisa, confermata secondo me Alisa. Sì, ci è piaciuto. La sorpresa, secondo noi tutti unanimi in questo giudizio, sono stati Perturbazioni, gruppo proprio loro, ospiti. Hanno colpito, ci è piaciuta molto la loro canzone. Più deludente invece Gualazzi con i Bloody Beatles. Ci aspettavamo qualcosina in più perché era un duetto che poteva veramente regalarci molto, anche tante innovazioni al festival. C'è un po' diviso De André perché ci sono la buona Masella e Andrea Giai che pensano che la sua performance sia stata abbastanza buona. A me onestamente con Andrea Corallo non ha colpito più tanto, anzi in realtà non è proprio piaciuto. Antonella Ruggero viene data dalle favorite, per noi più di 6 non prende. Per il resto invece Giuseppe Ferreri 6 e mezzo, Frank Energy deludente. Delusione. Possiamo dire invece che gli ospiti sono stati interessanti. Letizia Castà mediocre, possiamo dire quasi penoso, una schifezza. Il sipaghetto con il signor Fazio. Successivamente abbiamo avuto Raffaella Carrà, sempre energica e insomma notevole. Non sbaglia mai Raffaello Nazionale. Il momento forse più importante del festival, il più toccante, almeno personalmente, ma credo anche per i miei colleghi, è stato sicuramente Yusuf Kiel Stevens che canta Father and Son sul palco dell'Ariston. Veramente, veramente toccante. Un saluto dagli amici di Radio Luis e possiamo seguirci perché Sanremo è Sanremo, ma con noi è un'altra storia. E in chiusura, la catena, la reazione che abbiamo avuto dopo l'esibizione di Letizia Casta a Sanremo e quello che abbiamo pensato. Casta, pura.